Sarà perché io una volta ho espresso in un'intervista come la penso sulla canzone di Solidale, che ha un errore proprio fondamentale, che è quello che praticamente succede questo, succede la catastrofe, loro in 3 giorni, in fretta e furia, devono fare una canzone, che viene una cacata di canzone, perché in 3 giorni, e allora che cosa succede? Uno già ha avuto la catastrofe, più gli fa una canzone di merda, è cattiveria. Allora, avendo notato questa cosa qui, io ho detto, ragazzi, io penso che la canzone sulla catastrofe bisogna farla prima della catastrofe. Voglio dire, il territorio è sismico, succede, non va sprecata la canzone. Si sono offesi, si sono incazzati, ma io ho detto una cosa vera. Cioè, no, veramente, no, no, ci vuole delicatezza in queste cose. Uno, diciamo, mosso da questa spinta emotiva, fa poi delle figure. Ma voi lo sapete che Gino Paoli fu mandato in Irpinia a cantare Il cielo in una stanza? Questo è un fatto che non... Fu mandato, l'ho letto su un giornale. Edoardo Vianello, lo stesso anno, sempre in Irpinia, guarda come dondolo. Cazzo, Edoardo. Cioè, pensa anche alla canzone che devi fare. Insomma, ho fatto questa proposta ai cantanti italiani di fare la canzone prima, nessuno ha aderito, perché ho scritto una canzone, peraltro, fantastica, bellissima, che si chiama Maremoto a Porto Cervo. Cioè, nell'ipotesi succede un maremoto, io ho la canzone che deve essere adeguata al tenore di vita della gente, diciamo, che ha sofferto la canzone. Erano tutti al Billionaire quel 14 agosto. Si sa, in Costa Smeralda è il posto più giusto. C'erano attori, produttori, calciatori, veline. Si divertiva Emilio Fede con le sue meteorine. C'era la tipa famosa del Grande Fratello, con il fratello della tipa dell'Isola dei Famosi. C'erano le pupe con i secchioni, c'era champagne e gavettoni. Ma il gavettone più grande in assoluto, lo fece un personaggio che era poco conosciuto. Non entri, tu, gli dissero, non sei abbastanza noto. Era il maremoto. E rotola nell'aria una protesi mammaria. Dai punti di sutura sembrerebbe l'avventura.